Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se anche tu sogni di possedere alcune tra le carte Pokémon più rare e costose al mondo, beh, forse quel solito influencer di nome Logan Paul ha trovato la soluzione. Beh sì, la soluzione effettivamente c'è, ma potrebbe non piacerti. Ed è per questo che in questo video ti spiegherò dalla A alla Z l'ultima trovata che dovrebbe rivoluzionare il mondo del collezionismo intero, per poter permettere a persone come me e come te di poter realmente investire nelle carte dei nostri sogni. Ma partiamo come al solito dal principio e cerchiamo di capire come nelle ultime due settimane Logan Paul sia partito dall'annunciare di aver ottenuto forse la carta Pokémon più ricercata della storia e per poi appunto arrivare al lancio di un marketplace per frazioni di oggetti da collezione, perché davvero su questo personaggio si può dire tutto, ma credo che sia indiscutibile il fatto che abbia un guizzo imprenditoriale non da poco. 2 aprile 2022, Logan Paul annuncia il suo match a WrestleMania con una foto su Instagram che totalizza 1 milione di like nel giro di pochi giorni e quello che fa esplodere la testa a tantissimi collezionisti di carte Pokémon in tutto il mondo è proprio quello che porta al collo. Una collana molto simile a quella del Charizard prima edizione BGS 10 che aveva sfoggiato nel match contro Mayweather, solo che questa volta la carta gradata che porta al collo è qualcosa di ben più raro. Anzi, si potrebbe dire decisamente unico. Quella carta era il Pikachu Illustrator gradato 10 da PSA. L'unica copia al mondo praticamente a riuscire a raggiungere la perfezione secondo la casa di autenticazione americana. E quello che fa davvero tremare le gambe è il prezzo che ha dovuto pagare per ottenere questa carta, perché si parla di 4 milioni di dollari in cash più il suo Pikachu Illustrator gradato PSA 9, portando il totale della transazione poco sopra ai 5 milioni di dollari stimati e tra l'altro appunto guadagnandosi anche un Guinness World Record per la vendita più alta della storia per una carta Pokémon. Ma la storia non finisce qui e anzi si può dire che è appena iniziata, perché come al solito Logan, dopo ogni mossa che genera tanta attenzione come questa, è solito a fare un annuncio ancora più importante, ovviamente per capitalizzare al meglio su tutto l'interesse che è riuscito a generare attorno a sé. Ed è così che dal nulla, il 6 aprile, Logan Paul lancia Liquid Marketplace, un sito dove chiunque può acquistare frazioni di carte Pokémon, carte sportive e altri asset collezionistici molto importanti. Allora, il funzionamento è relativamente semplice. Questi pezzi da collezione incredibilmente costosi e ricercati sono tenuti al sicuro in una cassaforte proprio fisica del marketplace per essere preservati nel tempo. E grazie alla tecnologia della blockchain, per ogni oggetto vengono emessi dei token acquistabili a pochi centesimi l'uno. E questi token si comportano proprio come se fossero delle azioni vere e proprie degli oggetti stessi. Al momento, quindi, puoi diventare circa un azionista di minoranza di un Pikachu Illustrator PSA 8 valutato intorno al 1 milione di dollari, oltre che di un box set base in prima edizione, chiaramente in inglese. E diciamo che sulla carta questa sorta di borsa o mercato azionario per questi tipi di oggetti da collezione molto molto costosi obiettivamente ha senso di esistere, però adesso dobbiamo cercare di capire se realmente questo sistema ha un futuro e se quindi potrebbe essere una buona soluzione per parcheggiare un po' dei nostri risparmi. Ma adesso ragazzi devo fermare un attimo il video per parlarvi di qualcosa che mi sta incredibilmente a cuore, ovvero che se volete supportare il mio lavoro qui su YouTube la cosa migliore che potete fare è lasciare un like su questo video proprio in questo momento, non vi costa nulla, e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto. L'obiettivo è di raggiungere i 10.000 iscritti prima della fine del 2022 e senza il vostro aiuto non ce la farò mai. E adesso davvero si continua con il video.
diciamocelo, di investire in frazioni di carte e altri asset collezionistici che ormai sono irraggiungibili per la maggior parte delle persone, se ne stava parlando già da tanto tempo. E che io sappia, tra l'altro, negli Stati Uniti ci sono già siti simili a Liquid Marketplace. Infatti è proprio grazie alla blockchain che in questo momento è possibile detenere contratti, immagini, musica e in questo caso anche azioni digitali. Ma il punto è che, a differenza del mercato azionario, dove una persona sceglie di investire in un'azienda, in un indice o una materia prima, qui si compra invece effettivamente una frazione immaginaria di un oggetto unico o molto vicino all'unicità che ha senso di esistere e ha valore solo come, diciamo, entità unica e non fungibile. Insomma, sebbene il concetto di mercato azionario applicato a questi asset collezionistici mi piaccia molto, io temo che sarà molto molto difficile che prenda piede e ci tengo ovviamente a sapere anche la vostra proprio qui sotto nei commenti. Io comunque, nel dubbio, qualche azione del Pikachu Illustrator me la sono comunque comprata, ma davvero credo che saranno assolutamente soldi buttati, a meno che questo marketplace non diventi veramente utilizzato su scala mondiale. D'altronde, appunto, puoi comprarti tutte le azioni che vuoi, ma se non c'è nessuno che fa trading e nessuno, appunto, disposto ad acquistare le tue azioni di questo particolare oggetto, beh, il loro valore resterà sempre proprio pura fantasia. Molto bene ragazzi, questa è stata la mia overview molto veloce su Liquid Marketplace, sul concetto di acquistare frazioni di oggetti collezionistici. A me appunto il concetto piace, ma difficilmente lo vedo applicabile a questo mondo. Ovviamente siete liberissimi di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate voi a vostra volta e... ovviamente ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da MakeAWish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!